La classe di un asilo chiusa a Campolongo di Cadore per un caso di positività riscontrata in un bimbo di 3 anni, 20 persone in isolamento in attesa di tampone, è il caso più eclatante legato alla pandemia da Covid-19 che in provincia ricomincia a presentare numeri significativi. L'ha detto stamattina in diretta Facebook il direttore generale dell'ULS Dolomiti, 96 complessivamente positivi, in maggioranza sintomatici o con sintomi lievi, 504 le persone in isolamento, per lo più contatti stretti di positivi o persone in rientro da paesi esteri. Quasi 89.000 i tamponi eseguiti da inizio pandemia e la guardia continua a restare alta. Oggi però il tema caldo è rappresentato dalla ripresa delle attività scolastiche. Da lunedì 14 settembre fino a ieri sono stati eseguiti 1.201 tamponi su bambini e ragazzi che presentavano, diciamo, dei sintomi che hanno indotto i genitori a portarli appunto al tampone. E i risultati alla fine, comunque, anche per dare, diciamo così, un segnale per certi aspetti anche decisamente confortante, in totale i positivi risultati alla fine tali sono stati 3. Fanno oramai parte della routine dei controlli i tamponi eseguiti sul personale sanitario degli ospedali bellunesi e delle case di riposo, mentre continuano senza sosta le somministrazioni dei vaccini, in particolar modo quelli per la TBE. A metà ottobre partirà la campagna per la promozione del vaccino antinfluenzale, 60.000 le dosi ordinate per coprire la fascia di popolazione che non rientra nell'età pediatrica e in quella degli 60. Abbiamo sempre invitato a vaccinarsi contro l'influenza. Quest'anno poi è un invito che è ancora maggiormente importante e rilevante, perché da un lato in questo modo si favorisce anche sicuramente una diagnosi differenziale.